Tutto è pronto dunque qui sul campo sportivo di Novi Velia per questa terza giornata di campionato. La squadra del capo Parinuro in divisa azzurra, i padroni di casa invece si schierano con la casacca rosso-blu. Intanto è iniziato l'incontro, Serva si prepara a tirare verso la porta di Lettieri che blocca a terra senza difficoltà. Bello il tiro da parte di Serva che ha sfiorato la parte alta della traversa. Lancio di De Bernardo e la posizione buona da parte del numero 7 di Palma. Il tiro e il gol di Palma. Siamo trascorsi 14 minuti del primo tempo e si è fermata praticamente la difesa del capo Palinuro aspettando il fischio dell'arbitro che non è arrivato. Di Palma ha atteso l'uscita di Tancredi e lo ha battuto. Lancio dunque di De Bernardo su Di Palma. Di Palma porta in vantaggio la squadra del Novi Velia dopo 14 minuti di gioco del primo tempo. Attenzione a questo calcio di punizione del capo Palinuro. Il tiro da parte di Serva è ancora traversa. Colpo di testa che favorisce Aprea. Ecco ancora Aprea all'interno dell'area, anzi era Merola. Poi il tiro da parte di Greco e la palla che entra in rete. Rete di Greco che realizza al 38esimo del primo tempo il tiro bello di Greco che si è alzato, ha colpito il palo e poi è entrato nella porta di Lettieri. Vediamo intanto questo calcio di punizione, Russo in area di rigore, la palla proprio davanti a Tancredi e Positano che si è trovato in posizione favorevolissima. Intanto fischia il direttore di gara all'inizio di questo secondo tempo e per questo fallo già battuto il pallone che arriva verso la porta di Tancredi. Insidioso il tiro dalla sinistra da parte di Annuzzi. Ecco Aprea, tenta la battuta a rete ed è il gol di Aprea, clamorosa indecisione da parte di Lettieri, decimo minuto del secondo tempo, Aprea porta in vantaggio il capo Palinuro con la complicità di Lettieri, palla forte, raso terra, che è sfuggita praticamente a Lettieri e si è insaccata, dunque decimo minuto, ribaltata la situazione. Sbaglia l'intervento il numero 6 Guida, ecco il tiro da parte di Merola di sinistro, ha visto il portiere fuori dai pali con due vittorie. Intanto c'è il pallone che entra in rete, rete da parte di Maiese, 20esimo minuto del secondo tempo, Maiese ha realizzato il 2-2, completamente ferma la difesa del capo Palinuro e Maiese porta il risultato di nuovo in parità. Aprea, ecco Aprea, Aprea in possesso di palla, Greco, il tiro di Greco di sinistro, apre troppo il piatto Greco. De Bernardo cerca di entrare in area, De Bernardo e il gol da parte e sotto porta il colpo di testa da parte di Maiese e la palla che entra in rete e siamo esattamente al 34esimo minuto del secondo tempo, doppietta di Maiese e ancora un'azione pericolosissima di De Bernardo sulla sinistra, ha messo un pallone d'oro sulla testa del numero 10 Maiese che non ha avuto difficoltà questa volta di testa a mettere la palla in rete. Il fallo laterale, lunghissima come sempre la battuta di Greco, colpo di testa e c'è il gol di Pepoli, gol di Pepoli al 47esimo minuto del secondo tempo, incredibile partita amici telespettatori, 3-3 al 47esimo, colpo di testa da parte di Pepoli e palla nell'angolo alla sinistra di Lettieri, partita bellissima, 6 gol, l'ultimo al 47esimo del secondo tempo da parte di Pepoli e in questo momento il direttore di gara
dichiara conclusa questa partita che finisce sul 3-3.